Ciao ragazzi, allora mi sono presa 2 minuti per vedere un po' la situazione perché ho visto un po' di casotto. Allora, partiamo da oggi che il Napoli ha vinto 4-1 contro la Lega Varsavia. Bravissimi, sono contenta perché, scusate i capelli, e in italiana sempre va bene quanto vince. Poi parliamo Roma 2-2 contro il Bodo Glimt, non ha preso l'imbarcata come l'altra volta, 6-1. Passiamo a noi. Ci dicono che siamo maleducati, dove vediamo che mentre batte l'angolo, il calcio d'angolo, Luis, si vedono lanciare degli oggetti, Luis ferma tutto. E ci sono i poliziotti a mettere gli scudi. Poi leggiamo Lazio merda. Poi vediamo no al fascismo, no al razzismo. E loro sono i primi a fare casino. Poi mi viene da dire da che pulpito viene la predica. E comunque un 2-2 che ci può stare. Anche se mi dispiace un po' perché poteva starci la vittoria, però gli ultimi 10 minuti, ragazzi, questi 2-2, come con l'Atalanta, manca di concentrazione, giro palla, come ha detto Marcolin, ha ragione, perché manca il giro palla quando si è in vantaggio. Acerbi mi ha un po' deluso, soprattutto per il calcio di rigore, perché un'ingenuità assurda, e mi dispiace di questo. Poi non so che mi è piaciuto Luis, Pedro molto anche. Poi c'è Ciro, vabbè, adoro. 160 gol superato Silvio Piola. Fatemi sapere cosa ne pensate. Siamo secondi nel girone. Abbiamo ancora 2 partite, ragazzi, voglio 2 vittorie, soprattutto il 25 novembre. Che andremo a Mosca e che dire, ci vediamo domani con i pronostici della Serie A perché ricomincia e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando ragazzi, mi piace e mi aspettavo un Murici, ma neanche Sarri lo vuole. E mi raccomando, commentate, fatemi sapere la partita se l'avete vista, dove, cosa avete visto. E ci vediamo in un prossimo video.